Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Le amministrative di domenica scorsa confermano una timida ripresa dei partiti tradizionali. Anche in Calabria il Movimento 5 Stelle fa segnare un significativo arretramento, i casi di Casali del Manco e Castrolibero. L'ex ministro Orlando e Carlo Guccione spingono il DEMS, soggetto politico che sta dentro e contemporaneamente fuori dal PD. L'obiettivo è ripartire nel mirino la classe dirigente del partito, troppi gattopardi. Acque reflue in mare, la Guardia Costiera ha posto i sigilli al bypass del depuratore di Briatico su delega della Procura di Vibo, guidata da Bruno Giordano. Un'intera famiglia di imprenditori indagata per bancarotta fraudolenta, l'inchiesta della Procura di Lamezia avrebbe accertato irregolarità contabili, sequestrati beni per 3 milioni e mezzo di euro. Scoperti 12 lavoratori in nero in servizio in lidi balneari e ristoranti nel Crotonese. I controlli effettuati dai carabinieri hanno portato alla sospensione della licenza per 3 attività commerciali. I dipendenti del comune di Lamezia hanno protestato per la mancata erogazione del salario accessorio, 2 ore di sciopero decise dalle sigle sindacali. Grande confusione e spasmodica attesa per la finale playoff in programma sabato a Pescara. I tifosi del Cosenza stanno riscontrando problemi nell'acquisto del tagliando per assistere alla gara. Intanto si lavora per organizzare la trasferta, problemi nel reperimento dei pullman. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque, le amministrative di domenica scorsa confermano una timida ripresa dei partiti tradizionali. Anche in Calabria il Movimento 5 Stelle fa segnare un significativo arretramento, i casi poi di Casali del Manco e Castrolibero. Il nostro direttore Attilio Sabato. Non è andata così male nelle comunali domenica scorsa per i partiti tradizionali, seppur camuffati in liste civetta. Qualcosa l'hanno racimolata. Si pensi per esempio all'elezione di Martire a Casali del Manco, l'ex sindaco di Pedace, espressione diretta del PD. Magari non di tutto, ma di quella parte che gestisce il partito in provincia. Anche Iazzolino è espressione dei Dem, ma della porzione che si richiama ai consiglieri regionali che sgomitano e criticano Oliverio. Ebbene, la distanza tra i due è risicata, appena una trentina di voti, ma quanto basta per governare la città appena nata. È chiaro che amministrare un territorio diventato improvvisamente grande offre vantaggi non indifferenti, almeno potenzialmente, per un partito che cerca affannosamente nuovi ancoraggi. La Presila non ha abbandonato la tradizione che vuole quest'area della Calabria da sempre sensibile al suo richiamo. Chi pensava ad un'incursione dei 5 Stelle capace di certificare un cambio di passo politico è stato smentito. Il risultato raggiunto da Curcio è modesto se lo si paragona alla performance che il movimento ha fatto registrare lo scorso 4 marzo. Casali del Manco non è il solo comune ad aver dato un dispiacere ai 5 Stelle, anche a Castrolibero il crollo è stato netto. Tentando ora una lettura sommaria del voto nei comuni più popolosi, non si può non tener conto di Locri, dove Giovanni Calabrese non solo è stato confermato con il 68% dei consensi, ma ciò che è più interessante è la riconferma di uno strapotere del centrodestra, perché la lista che ha vinto contiene elementi molto vicini a Forza Italia. Diverso invece il voto a Gioiosa Ionica, dove a trionfare è stato il centro-sinistra. La riconferma di Salvatore Fuda va letta in quest'ottica, tenuto conto del fatto che la lista capeggiata dall'uscente è costituita da pezzi significativi della sinistra storica della città. Al netto delle implicazioni di natura localistica, queste elezioni hanno detto molto e lasciato in eredità ai partiti qualcosa di significativo. Bisognerà vedere se e come le forze politiche ne sapranno fare tesoro, ma questo lo capiremo presto, molto presto. L'ex ministro Orlando e Carlo Guccione spingono il DEMS, soggetto politico che sta dentro e contemporaneamente fuori dal PD. L'obiettivo è ripartire nel mirino la classe dirigente del partito.
che la sua sia una voce fuori dal coro nel Partito Democratico è cosa risaputa. Il malcontento evidenziato con prese di posizioni marcatamente distanti dalla classe dirigente del PD si è incanalato in un progetto, un'alleanza civica di governo per la Calabria e per l'Italia, uscita pubblica a rendere la presenza del deputato ed ex ministro della giustizia Andrea Orlando per i Dems. Basta a galleggiare, ha detto Guccione, viviamo una fase storica che ci impone l'onere della responsabilità. Noi non possiamo galleggiare, il rischio è l'irrilevanza politica del Partito Democratico, addirittura la morte del Partito Democratico, del progetto del Partito Democratico. Abbiamo bisogno di una rottura e il voto ci dice che in Calabria nel Mezzogiorno è stata spazzata via una classe dirigente, dobbiamo ricostruire un progetto partendo dalla discontinuità col passato e aprendo un grande cantiere, una costituente per rimettere in campo un progetto di alternativa politica al centrodestra e ai populisti. Sulla Calabria lo sguardo dei Dems è fortemente critico, l'ex segretario del PD Magorno descritto come un vigile urbano impegnato a dirigere il traffico delle correnti, e a chi gli chiede se i Dems sono fuori dal partito, Guccione risponde così. Magari ci fosse la possibilità di una scissione, perché il PD in Calabria non è mai nato. L'ex guardasigilli, noto per le sue posizioni anti-renziane, spiega che bisogna superare le categorie del pro e contro e lavorare per l'Italia recuperando consensi. Dems è un'associazione che cerca di organizzare un rapporto con la società in una fase di difficoltà del Partito Democratico. Non è un nuovo partito, non si sostituisce al PD, ma cerca appunto di aiutare il PD ad uscire da una fase di forte difficoltà, offrendo un campo di discussione a persone che magari non si avvicinerebbero direttamente al Partito Democratico e provando a ricostruire un rapporto con persone che si sono decisamente allontanate dal Partito Democratico. Acque reflue in mare, la guardia costiera posti sigilli al bypass del depuratore di Briatico su delega della Procura di Vibo. Un sistema di bypass costituito da una tubazione del diametro di 30 cm collocato nella vasca di arrivo dei reflui fognari del depuratore comunale di Briatico, ubicato in località San Giorgio, attraverso il quale venivano scaricati a mare liquami di ogni tipo senza alcun trattamento. E quanto un apposito pulo costituito dal procuratore di Vibo Valentia Bruno Giordano ha scoperto e provveduto a sequestrare al termine di un'attività investigativa durata un paio di settimane. Il pool, che si occupa prevalentemente di reati di natura ambientale, è composto dal nucleo ambiente dei carabinieri, da personale della Capitaneria di Porto di Vibo Marina e da un gruppo di carabinieri forestali. Sono stati loro a scoprire quanto avveniva da tempo all'interno dell'impianto, dove, secondo l'accusa, attraverso questo bypass parte della melma confluita nel depuratore finiva senza alcun tipo di trattamento nella condotta sottomarina asservita all'impianto e sfociante nello specchio d'acqua marina antistante il litorale di Briatico. Per scoprire il sistema di deviazione, che secondo gli investigatori sarebbe attivo da anni, sono state piazzate delle telecamere nascoste all'interno della vasca di arrivo dei liquami. Dall'analisi dei filmati è emerso che i reflui fognari in ingresso nell'impianto di depurazione confluivano direttamente a mare senza subire il necessario trattamento depurativo. Diverse le ipotesi di reato formulate, tutte in capo al comune di Briatico e soprattutto all'azienda di Lamezia Terme che gestisce l'impianto di depurazione. La condotta sottomarina va a scaricare a circa 800 metri dalla litorale di Briatico e gli inquirenti ritengono che la ciclica immissione delle acque reflue non depurate, con il loro naturale carico inquinante, possa essere la causa determinante della grave forma di inquinamento che da anni interessa la fascia litoranea di Briatico o certamente esserne una concausa. Il riferimento è in particolare al tratto di mare antistante località La Rocchetta, dove da anni persiste il divieto di balneazione per circa 2 chilometri in seguito al rapporto stilato dall'ARPACAL. La Commissione contro l'Andrangheta del Consiglio regionale, commissione speciale istituita con la legge regionale 50 del 2002, cambierà denominazione e allargherà presto anche competenze e funzioni. La Commissione regionale contro l'Andrangheta cambierà denominazione e allargherà presto competenze e funzioni. L'organismo presieduto dal consigliere Arturo Bova ha approvato all'unanimità la proposta di legge che inserisce tra le competenze della Commissione il contrasto al fenomeno della corruzione e la promozione della cultura della legalità. Sappiamo tutti, come da più parti si dice, che la soglia di indagine sia stata ormai anticipata proprio a livello della corruzione diffusa nel mondo della pubblica amministrazione, che costituisce poi il terreno fertile in cui la criminalità organizzata spesso opera.
si è detto più volte che ha cambiato volto la criminalità, non è quella con la coppola, ma quella che agisce soprattutto avvalendosi non della violenza, ma della corruzione come strumento molto più facile per raggiungere i propri risultati. Nel corso della seduta è stato ascoltato l'ex parlamentare della Commissione parlamentare antimafia Davide Mattiello, relatore sui testimoni di giustizia e uno degli estensori del nuovo codice antimafia. Contribuirò a questo ragionamento sul rapporto tra mafia e corruzione. La 17ª legislatura ha modificato il codice antimafia, l'ha modificato in diversi punti, tra questi l'estensione dell'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali anche a coloro che siano indiziati di reati gravi contro la pubblica amministrazione in forma associata. Sempre più spesso le mafie penetrano il mondo economico, sociale e politico attraverso la corruzione, ma anche sempre più organizzazioni attraverso la corruzione sviluppano una forza tale da renderle in prospettiva vere e proprie organizzazioni mafiose. Un operaio idraulico forestale di 64 anni è rimasto ferito dopo essere caduto in un burrone. L'incidente si è verificato in località Petrone, a Casali del Manco, centro della Presila Cosentina. Scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso sul posto, anche il neoeletto sindaco di Casali del Manco, Nuccio Martire. Secondo quanto si è appreso, l'uomo insieme ad un amico si è addentrato nei boschi per raccogliere origano, probabilmente scivolato finendo poi nel dirupo. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per ore e in serata l'uomo è stato recuperato e trasportato in ospedale. Nella caduta ha riportato una frattura ad una gamba. Ecco l'elisoccorso, abbiamo appena visto l'elisoccorso intervenuto sul posto. Sentite cos'è accaduto a Reggio Calabria. La guardia costiera, allertata da una richiesta di soccorso, è intervenuta proprio per salvare 5 bagnanti in difficoltà. Tutto ha avuto inizio dopo che una donna ha notato dalla battigia che il figlio, mentre faceva il bagno a causa della forte corrente, veniva trasportato verso il largo. Impaurita, la donna si è gettata in acqua per soccorrere il figlio, ma a sua volta è stata anche lei allontanata dalla costa. Stessa sorte capitava ad altri 3 bagnanti che, resisi conto di quello che stava accadendo, provavano a loro volta a soccorrere madre e figlio. Poi alla fine la situazione, come dicevamo, è stata risolta dalla Guardia Costiera. 2 società con sede a Lamezio, operanti nel settore del fotovoltaico e della carpenteria metallica, finite nel mirino della Guardia di Finanza di Catanzaro per alcune movimentazioni finanziarie sospette. Le aziende venivano depauperate delle proprie risorse, facendo confluire gli incassi e le fatture emesse su conti correnti personali dei familiari, oppure, in alcuni casi, facendo ricorso al finanziamento soci non giustificato da effettive esigenze personali. Questo il meccanismo svelato dalle fiamme gialle di Catanzaro, che avrebbe permesso di sottrarre somme ingenti all'erario. Beni, per un valore di oltre 3,6 milioni di euro, sono stati sequestrati dal nucleo polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinati dal procuratore della Repubblica della Lamezia Terme, Salvatore Curcio. Il provvedimento riguarda un sodalizio criminale composto da persone legate da vincoli familiari. Si tratta di Michele Rutigliano, di 61 anni, della moglie Lina Catanzaro, 57, e dei figli Gioacchino, 33, e Domenico, 30, tutti residenti alla Lamezia Terme. Tutti sono coinvolti a vario titolo in un'indagine per bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata per oltre 2 milioni di euro per emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e infedele e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte per più di 1,5 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha proceduto a sottoporre al sequestro preventivo, ai fini della confisca, le somme costituenti il profitto dei reati ipotizzati per l'importo complessivo di oltre 3,5 milioni di euro, nonché tutte le attività di impresa, oltre ai beni mobili e immobili riconducibili agli indagati. Ai soggetti responsabili dei reati contestati è stato anche notificato il divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale o di impresa. Le indagini hanno permesso di portare a termine l'operazione denominata Luce, che ha preso le mosse all'approfondimento di alcune operazioni sospette riconducibili a movimentazioni finanziarie di 2 società lametine che operano nel settore del fotovoltaico e della carpenteria metallica, entrambe riconducibili alla famiglia Rutigliano. Dopo i sospetti per alcuni movimenti finanziari sui conti correnti, è stato così accertato che diverse aziende di Rutigliano manifestavano un forte indebitamento verso l'erario, nonostante i cospicui volumi di affari rilevati. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca.
Irregolarità in 5 aziende su 6 controllate nel Crotonese. Dalle verifiche dei carabinieri nei lidi balneari e in alcuni ristoranti sono stati censiti 21 lavoratori, di cui 12 in nero, adottati 3 provvedimenti per la sospensione dell'attività e 6 prescrizioni penali. Denunciati in stato di libertà i responsabili legali di 4 ditte, elevate sanzioni amministrative e recuperate somme per 95.000 euro di contributi evasi. Controlli del territorio, arresti a Cosenza. Gli agenti della Volante hanno arrestato 2 persone, una per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, l'altra per inosservanza all'obbligo di soggiorno. I controlli scaturiti da una segnalazione giunta nella notte alla sala operativa della Questura. Multato dalla Guardia Costiera perché sorpreso a raccogliere ricci di mare in località Le Castella di Isola Capo Rizzuto, l'uomo aveva con sé 20 vasetti colmi di ricci pronti per essere rivenduti a ristoranti della zona. L'uomo dovrà pagare una sanzione di 1.000 euro. Il pescato è stato sequestrato. Consegnati i lavori di manutenzione straordinaria per la pavimentazione sulla strada statale 106 Ionica in provincia di Reggio Calabria. Lo rende noto l'ANAS. L'avvio di tali lavori, si legge in un comunicato, rientra nell'ambito della programmazione di ANAS, inserito nel contratto di programma aziendale in regime di accordo quadro, ed interesseranno circa 135 km della statale Ionica per un importo complessivo di 4.300.000 euro. Protesta questa mattina dei dipendenti del comune di Lamezia Terme, 2 ore di sciopero per la mancata erogazione del salario accessorio. Sciopero! 2 ore di sciopero dei dipendenti del comune di Lamezia Terme che questa mattina hanno manifestato davanti al municipio. Affiancati dai sindacati, chiedono l'erogazione del salario accessorio per le annualità che vanno dal 2014 al 2016 sulla base della sottoscrizione relativi ai contratti collettivi avvenuta nel settembre 2017. Considerando praticamente la produttività e considerando le particolari responsabilità, è qualcosa intorno a dire poco 2.000 euro all'anno. Sono il 2014, 15, 16, il 17, il 18 stiamo per completare pure l'anno 18 e ancora non si parla di nulla. Lo so per quale motivo non ci dicono perché non ci pagano, che la cosa più grave è pure questa, perché potrebbero dire non vi paghiamo per questo, questo e questo, invece no, non ci dicono nulla, siamo nel limbo. L'agitazione era iniziata lo scorso 28 marzo, quando la UIL Funzione Pubblica aveva anche richiesto la procedura di raffreddamento. Il 6 aprile l'incontro in prefettura per tentare una conciliazione delle parti non è andata a buon fine. La terna commissariale è assente, si figuri che l'ARAN ha risposto alle nostre richieste e ne hanno preso atto in prefettura. Abbiamo fatto una petizione dove chiedevamo delle cose precise e puntuali, c'è stato l'assoluto silenzio e l'assoluta indifferenza. Questo è inaccettabile perché è irrispettoso e riguardoso dei principi elementari delle relazioni sindacali. 152 dipendenti hanno sottoscritto una petizione rivolta alla Commissione straordinaria del Comune Lamezia Terme, alla Prefettura di Catanzaro, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e all'ARAN, finalizzata a far impartire apposite direttive alla dirigenza dell'ente per la liquidazione delle spettanze. La formazione degli operatori d'ascolto per le vittime di violenza di genere al centro di un confronto promosso dal CIF a Cosenza. Emergenza sociale dall'inizio dell'anno. Sono più di 30 i femminicidi registrati in Italia. Non si contano i casi di stalking e di violenza domestica. Come prevenire, come salvare vite, come accostarsi a donne spaventate e dare loro fiducia. Necessaria la formazione degli operatori d'ascolto delle vittime. Professionisti chiamati a fronteggiare una realtà delicata si sono ritrovati questa mattina a Cosenza su iniziativa del CIF. Deve esserci la cultura relativa alla non diversità, quindi un'uguaglianza di genere, una formazione che dia la possibilità a ogni persona di esprimersi. Una giornata fatta per la sensibilizzazione di tutte le professioni che si occupano purtroppo di quella che è la tematica che trattiamo, cioè il femminicidio, la violenza domestica e lo stalking. Una sinergia per
come obiettivo anche statutario del CIF, arrivare a quella che è una interazione reale fra tutte le professioni. Abolire i luoghi comuni e promuovere la conoscenza, il confronto e la cultura contro l'alienazione e la degenerazione. Oggi è una grande giornata di confronto, dove la cultura ha finalmente ottenuto la sua vittoria, perché laddove c'è cultura non c'è ignoranza. E l'ignoranza purtroppo affligge buona parte di una società oggi malata che non si rende conto di esserlo in quanto rincorre l'effimero. Allora torniamo alla cultura dei valori, torniamo a fare squadra come è stato fatto questa mattina e forse sarà la ricetta giusta per ottenere un successo. A Polistana 14 volontari per il servizio civile in un progetto interculturale. A Polistana i giovani saranno ancora protagonisti, in arrivo altri 14 posti per i giovani del servizio civile con un progetto interculturale e integrazione sociale. Il progetto per il servizio civile presentato dall'amministrazione comunale è denominato il valore del dialogo interculturale per l'integrazione sociale nell'ambito del bando 2017. Il progetto coinvolgerà come sempre da protagonisti i giovani del territorio impegnati in attività ed iniziative socioculturali diretti all'integrazione. Secondo l'amministratore polistenese, con i tempi che corrono, infatti, è importante insistere sui valori della diversità culturale, sulla partecipazione giovanile ai processi di cambiamento, in contrapposizione ad ogni forma di revocazione strisciante o palese del razzismo di Stato. Il Parco degli Enotri di Mendicino ha ospitato la presentazione di In viaggio con Dante, una realizzazione cinematografica della Divina Commedia. Una serata all'insegna della cultura al Parco degli Enotri di Mendicino in occasione della presentazione di In viaggio con Dante, una realizzazione cinematografica della Divina Commedia organizzata dalla Società Dante Alighieri, Comitato di Cosenza, in collaborazione con la Fondazione Carical. Questo viaggio rientra in un lavoro di rinnovamento, diciamo, della programmazione culturale della Dante Alighieri, nonché il rinnovo di tutto il piano editoriale. Infatti usa i mezzi moderni come i media, i social e nello stesso tempo le vecchie riviste, che però si sono rinnovate, perché la Dante, appunto, come dice il nostro presidente attuale Andrea Riccardi, non deve più essere un Italo nostalgia, ma un Ital simpatia. Bisogna fare rete per accogliere e per attirare verso l'Italia gli interessi anche degli stranieri. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Il viaggio, ideato da Lamberto Lambertini e Paolo Peluffo, è articolato in 100 episodi di circa 12 minuti l'uno ed è stato realizzato dopo 7 anni di lavoro. Nelle intenzioni del regista, le immagini del mondo moderno hanno il compito di attualizzare Dante, mentre ai suoi versi spetta il dovere di nobilitare i tempi moderni. In molti mesi di riprese sono state realizzate le tre cantiche in luoghi diversi, tra cui anche Cosenza, e i momenti di vita e di lavoro, uno per ogni canto. L'inferno, con i suoi dannati, identifica il mondo attuale. Attuale è anche Beatrice, che nell'ultima cantica appare nelle vesti di alunne straniere del corso di lingua italiana della Società Dante Alighieri. E adesso lo sport, il calcio, cresce l'attesa per la finale di playoff che sabato vedrà il Cosenza impegnato a Pescara. Chi raggiungerà Livorno, Padova e Lecce in Serie B? Ormai è un affare per due, Cosenza e Siena, che si contenderanno il prestigioso obiettivo sabato 16 giugno alle ore 20:45 allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Tutti i tifosi visti sugli spalti del San Vito Gigi Marulla vorrebbero essere della partita, almeno la metà proverà a farlo, ma non senza difficoltà. Intanto la prevendita dei tagliandi partirà successivamente alle determinazioni del GOS, il gruppo operativo di sicurezza, che si terrà domani alle 16 presso la questura di Pescara e sarà possibile poi acquistare i biglietti online o presso i punti vendita del circuito Listicket. Un altro dubbio che assai i sostenitori è il rischio che per partecipare all'evento serva la tessera del tifoso.
timore al momento infondato, nonostante qualcuno, anche le testate nazionali, abbiano rispolverato i fatti del 2008, quando durante un test amichevole tra Siena e Cosenza, giocato a Norcia, alcuni sostenitori delle due squadre vennero a contatto. Un precedente grave, sì, che però non fa testo, se si considera che avvenne ai margini un evento non caratterizzato dagli standard di sicurezza applicati attualmente. L'altro dilemma per i tifosi del viaggio verso Pescara: chi aveva l'intenzione di organizzare bus sta riscontrando diversi problemi, ma nessuno vuole demordere. Passando al lato tecnico, è arrivata dal giudice sportivo l'attesa stangata per il Siena, che perde 5 elementi per le sanzioni comminate e i fatti successi durante e dopo la gara con il Catania. Sono stati squalificati Iapichino, Rondanini, Boulevardi, Gerli e Santini. Quanto peseranno queste assenze? Mister Mignani ha valide alternative, ma nel suo 4-3-3 Rondanini e Iapichino sono i due esterni bassi, Gerli e Boulevardi i centrocampisti titolari e Santini l'attaccante esterno che compone con Marotta e Neglia il tridente offensivo. Per il Cosenza, che viaggia ormai da tempo con una decina di diffidati, Manuel Pascali è stato squalificato, ma rientra Castrio Dermacu. Domani la partenza per Pescara, per l'ultima gara della stagione, quella più importante. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteo in calabria.it. Ancora 24 ore di caldo grazie ad un temporaneo promontorio anticiclonico nordafricano. Avanza da ovest una saccatura nord atlantica in penetrazione sul Mediterraneo centrale, una struttura ciclonica molto attiva in quota che farà peggiorare il tempo anche sulla nostra regione nella seconda parte della settimana. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo sereno poco nuvoloso al mattino, nel corso della giornata parziale aumento della nuvolosità a partire dai settori tirrenici, i quali beneficeranno anche di un calo delle temperature grazie all'entrata di venti occidentali più freschi. Resiste ancora il caldo solo sui versanti ionici centro-meridionali. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani ventilazione occidentale sul Tirreno con mare poco mosso, tendente a mosso dalla serata. Venti sempre occidentali moderati sul Golfo di Corigliano, Golfo di Squillace e Ionio Regino, con mare poco mosso. Calmo o quasi calmo ancora il settore crotonese, per venti deboli direzione variabile. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Ed è tutto anche per questa edizione del nostro TG, buon proseguimento di serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.